È l'ora della prossima tappa del tuo viaggio. Ma come? Non sarò più il guerriero dragone? Diventerai guida spirituale della Valle della Pace. Pace interiore. Pace interiore. Togli i tuoi mari dai miei monti! Bambù, per favore. Bambù in pace. Con soia e sesamo, mi piace. Allora, Fabio, spesso ti si chiede cosa hai dato tu, no? In quanto coloritura, timbro, vocale, personaggio. Io invece ti chiedo cosa ha dato a te Po in questi 16 anni. Quante cose hai imparato da lui? Beh, io ho sicuramente più preso che dato in questo film, ma quasi come sempre nella mia vita. Mi ha dato tanto, nel senso che soprattutto quando ho iniziato con il primo, io mi sono proprio ritrovato in questo personaggio, tanto da... mi ricordo che dicevo sempre a tutti che era il film più autobiografico a cui avessi mai partecipato, no? E lui mi ha insegnato appunto una cosa che avevamo anche in comune, cioè ha fatto delle sue debolezze una forza, c'è una sorta di, non di bravura, ma di originalità, c'è anche un cuor fanciullo, un essere comunque sempre entusiasta, sempre sorpreso, è uno che anche davanti al nemico, se fa una bella mossa di Kung Fu, comunque lui gliela riconosce, sì. Dice wow, sei bravissimo, e poi vabbè lo combatte, però insomma è un personaggio che dà tantissimo, tra l'altro a tutte le fasce d'età, ecco. Sì, è vero. Senti, poi in questi 16 anni il film è incassato tantissimo, ma la prima volta che l'hai doppiato te lo aspettavi che potesse diventare anche un fenomeno pop, perché poi alla fine Po è accompagnato... No, io già mi ero stupito che mi avessero chiamato per farlo intanto. E poi quando l'ho visto mi era piaciuto e non pensavo che... Sinceramente non pensavo di arrivare al quarto, ma io già al terzo, poi ho visto che non succedeva più niente, ho detto è andato. Invece poi è arrivato il quarto e dico adesso a sto punto mi aspetto anche il 5, perché effettivamente finisce sempre che ha detto molto, ma che senti che ha ancora tanto da dire, ecco. Esatto. Caduto! Che ne so come si fa la guida spirituale? Che cosa hai in mano? Biscottino? Ah! Sei stato scelto per diventare di più di quello che già sei. Io l'ho visto con i miei figli crescendo. È molto didattico, se si può usare, sì, questo aggettivo. Perché secondo te i bambini poi lo amano così tanto? Proprio perché è un po' cialtrone? Secondo anche me perché ha dei grandi sogni, ma non ha dei grandi talenti all'apparenza. Quindi, come dire, no, non è... È accessibile. È accessibile. Perché, come tutti i bambini, è goloso. Perché sogna di diventare, come tutti i bambini, un supereroe, di andare sulla Luna. Perché alla fine poi è anche uno che è buono e che, come dire, viene amato un po' da tutti proprio per il suo cuor fanciullo, per la sua gentilezza. E poi ovviamente c'è tutta la parte, quella dinamica che noi avevamo con... Io da ragazzino ce l'avevo con Bruce Lee, no? Che faccio così e poi attaccavo mia nonna continuamente con le mosse dopo il film e io ho visto che i miei figli l'abbiamo guardato insieme e poi venivano e facevano la stessa cosa, insomma. È affascinante per tante cose, comunque ti seduce. Esatto. La camaleonte. Come la trovo questa la camaleonte? Ti porto io dritto da lei. Ma sono un esercito. Dovremmo farci un nostro esercito. Senti, per chiudere, sono passati 16 anni, sei migliorato tu come doppiatore? Ti senti più sicuro, è più facile, uguale? No, sono migliorato nel senso che ho imparato che non si dice bene, ma si dice bene, guerriero, quindi era buona la prima, diciamo, mentre i primi anni ogni volta bisognava rifarla in italiano, è così. Ho imparato un po' il mestiere, poi sai, farne uno ogni 3-4 anni non è sufficiente, ecco. Grazie mille. Prego, grazie. Ciao. Ciao. Top registrazioni.